Entrambi gli allevatori hanno 3 bovine qualificate alla finale regionale. Le père de la numéro 10, c'est le taureau de Malice de Fabrice Marco. Libana numero 10, 538 kg, Baron 529. Ed ecco la semifinale anche tra Scintilla e Altes. De Quendo, 3 bovine qualificate. Remo Dalbar, seconda bovina qualificata. La bovina di Remo Dalbar proviene dall'allevamento di Nicole Favre di 2. Scintilla, abbiamo detto che è del toro di Triunfa, dei Frère Beta, e la madre Flam si qualificò terza quarta Giovansà.
In un primo momento vince Liban. Scintilla de Quendo che va in finale al test di Remo Dal Bar di Pollea, si qualifica terza quarta. Bravo Gil. Premiazione foto di rito per Altes. Atteniremo per fare la foto, magari non cogne, insomma. Un applauso a Gil e ad Altes e giro d'onore. In attesa di decretare la semifinale di terza categoria, chiediamo al sindaco di Cogne di venire per le premiazioni gentilmente. Thank you.
e in attesa del sindaco ringraziamo sia le amministrazioni comunali e l'amministrazione regionale con l'assessore qui presente Sapinè per il grosso aiuto che danno alla nostra associazione per proseguire nella buona riuscita delle manifestazioni. Ma noi possiamo passare così? Ricordo inoltre che chi volesse vedere nuovamente le battaglie di oggi o comunque non perdersi le prossime battaglie, di iscriversi al canale YouTube Battaglie Rain Live, dove ogni domenica verranno caricate le immagini dell'eliminatoria. Più di 2000 iscritti al canale YouTube, dunque aggiungetevi. Ricordo a tutti quelli che hanno prenotato il pullman per le SPAS di farsi trovare alle 8 di mattina all'Arena Cronoir. Sono ancora disponibili gli ultimissimi posti. Se volete prenotarvi, chiamate il numero dell'associazione.
E intanto chiamiamo le semifinali di seconda categoria. Abbiamo le due bovine di Elex, Ironie e Mitage, che affronteranno Stella di Gerard Mauriglio e Negra di Francis Chamonix. 98 e 21, 48 e 50. Ed è Liban a vincere nuovamente e definitivamente. Baron di Eddy Gontier si qualifica terza, quarta e viene a ritirare il premio. Premiazione per Baron di Eddy Gontier, terza bovina per l'allevatore di Aimaville qualificata alla finale regionale. Negra de Francis Chamonix a Tain Mitage e a Tainier Ironie e Stella. Giro d'onore per Eddy Gontier, un applauso all'allevatore di Aimaville che gestisce da anni l'alpeggio a Grosjean. Ironie trova a Willavaz de Mauriglio, Negra a Tain Mitage. Ecco le quattro bovine di seconda categoria. Vince Ironie di Alex Luca a te. Vince Ironie che passa il turno. Mauriglio Gerard con Stella viene a ritirare il premio. Thank you.
Maurilio, Maurilio, allevatore di Moro, gestore dell'alpeggio nel vallone di Lilla. Giro d'onore per Stella, un forte applauso a Maurilio che vince la sua prima qualificazione alla finale regionale. Ed ecco la semifinale anche tra Mitage e Negra. Luca Elex difende il titolo di seconda categoria. Due anni fa vinse con Nala e Claire fece terza e quarta. Oggi qualifica nuovamente due bovine di seconda categoria. Mentre Imac Frassi e Marco Chamonel qualificano la loro sesta bovina per la finale regionale. Domenica scorsa, grande exploit, quattro bovine qualificate a Courmayeur. Reinald Col du Jou in seconda categoria e oggi Negra semifinalista. Davide. Grazie.
Un bel combattimento tra Mitage e Negra. Mitage, abbiamo già detto, una bovina che ha vinto la qualificazione lo scorso anno a Saint-Barthélemy. Negra di Frassy-Chamonix, esordio oggi nelle eliminatorie con
gran successo e una bella qualificazione che porta a Frassi Chamonix la sesta qualificazione del 2022. Che attualmente è in testa alla classifica del trofeo a punti. E passiamo alle semifinali di prima categoria. Chiamiamo in arena Murina di Garè Massimiliano che affronta Bandy di Egidio Chenal e Manila dei Frères Janté che affronta Caprice di Joël Montrosset. Renzo Tatin Lavazza di Montrosset. Ed è Negra di Frassi Chamonix che va in finale. Mitage di Luca Elex si qualifica terza, quarta e viene a ritirare il premio. A modo Sat e 64. Due bovine di Cogna in semifinale. La 7 e la 12. Premiazione per Mitage, intanto Manila
e Caprice danno vita alla semifinale. Una bovina di Jovansan e una bovina di Cogna. Giro d'onore per Mitage, bravo Luca. Brava a tutta la famiglia Elex e soprattutto a Mitage. Caprice al numero 58, 700 kg, l'avversaria 753. Dall'altra parte abbiamo Bandì di Chenal Egidio di Oyas, 632 kg. L'avversaria 704 kg. Ed è la Cognense Murina di Garen a passare il turno. Bandi viene a ritirare il premio. Giro d'onore per Bandì, bravo Nicolas. E la famiglia di Oyas, dopo l'ultimo esploit di Tormenta nel 2008, torna alla regionale. Complimenti, un applauso al giovane allevatore di Oyas. Altra finalista è di Cogne. Manila dei Frères Janté, Caprice di Joël Montrossé viene a ritirare il premio.
Bravo Joel. E passiamo alla finale di terza categoria. Liban di Sostello Zantì e Scintilla di Duquendo. Bravo Joel, brava Caprice, bravo Elio, e giro d'onore per la reina di Jovansan. Un forte applauso. E voilà Liban, de Société Lo Zanti, che a te scintilla da Duquendo. E a prima mandempi i tre rein davanti lo palchio, dunque l'arena del tregimo del secondo di premi per fare la foto tutte le tre rein ensemble. Ed ecco le due finaliste, Scintilla e Liban, due allevatori con già tre bovine qualificate alla finale regionale. Abbiamo Duquendo con Spagna e Borga e oggi Scintilla, Société Lo Zanti con Sierra Reina Villeneuve. E seconda AB. Dietrich. La numero 49, 538 kg, 530 kg, mentre il Liban 538 kg. Thank you.
Quello che non è stato giusto è la ultima cosa. Si sono toccati? Sì, però è un po' arrivato in corsa, l'altra. Vediamo se l'allevatore di Jovansan o l'allevatore di Arpuy conquista il secondo boschè di terza categoria. Sono rimaste le tre finali, una per ogni categoria, dove andremo a decretare la reina di categoria. Ed ecco la finale tra Scintilla e Liban. Sì, qua, capo.
Appunto, vieni a mettere la sua aria. E vediamo se questo è l'attacco decisivo tra Scintilla e Liban, due bovini che comunque tutto il pomeriggio hanno dimostrato le loro doti combattive. E Reina de tregima categoria, Scintilla de Duquendo, seconda Liban de Société Lozantin. Vincent gagne lo second bosquier de tregima categoria Citan. Finale de seconda categoria, Ironino numero 21 de Alex Luca e Negra de Francis Chamonin. Dimandando voi a Prestigna, attendendo fino alla Premier Show
della Ren e della seconda. Premiazione per Scintilla e Liban e Crien Ironi e Negra. Complimenti alla Società Lo Zanti e bravo Vincent, bravo Geni. Giro d'onore per Vincent. Rappella terreno che del torneo fino alla foto aprile tra i Rain. Bravo Vincent, un forte applauso. Ed ecco con Ironi. Ed ecco subito la finale tra Negra e Ironi. Ironi già vincitrice del titolo di seconda categoria lo scorso anno a Cervinia. Dal Negra alla sua prima qualificazione. Ironi discende da Fribù, terza quarta a Vertosan per la famiglia Elex. La bovina di McFrassi è una figlia di Dallas. Ricordo anche a tutti quelli che oggi hanno prestato servizio di venire a firmare il verbale e successivamente dovremo ritirare gli striscioni che circondano l'arena. Thank you.
e con due nascite, 2/3. Quindi sono anche di due, no? Quindi Rudy Ghisciarda, sto può vincere lo cambio, se lo palchi di giurì. Un altro attacco tra le due finaliste, ricordiamo che Alex difende il titolo di seconda categoria, mentre Imac Frassi e Marco Chamonix rincorrono il terzo Bosquet di quest'anno. Thank you.
Vediamo se il Bosché di seconda categoria torna a Nus o va ad Arvier. Intanto chiederei un applauso per queste due finaliste. Vi ricordo i tre appuntamenti autunnali il 25 di settembre a Saint-Christophe, il 2 ottobre a Châtillon e il 9 ottobre a Gressan. Gli ultimi tre appuntamenti, ci sarà un ulteriore aumento dei limiti di peso, 600 kg per la seconda categoria, 550 per la terza categoria. Andremo a qualificare le ultime 36 bovine che parteciperanno alla finale regionale. Per tutti gli allevatori che hanno già delle bovine qualificate, vi ricordiamo se gentilmente potete avvisare il comitato in caso di, se già sapete che la bovina non potrà partecipare alla finale regionale, e se doveste effettuare delle compravendite sulle bovine che avete portato in primavera, in estate, di avvisare il comitato. Grazie.
Reina de seconda categoria, Negra de Francis Chamonel, seconda Ironi de Luca Elex. Bravo Imac, bravo Marco. Tregimo Boschier, Shuizima Vaz alla finale regionale. Premiamo le finaliste di seconda categoria, Negra e Ironi, nell'attesa della finale più importante, la più attesa del Cognin, il derby tra la numero 7 e la numero 12, Manila e Murina. Foto di rito per Ironi. Complimenti a tutta la famiglia Elex, bravi. Due bovine qualificate e intanto viene premiata anche Negra. E chiamiamo le due finaliste di prima categoria. Murina, la numero 7 di Garea Massimiliano, e Manila, la numero 12 dei Frère Janté. Giro d'onore per Ironi e Negra. Murina de Garea Massimiliano, 704 kg. Affronta Manila. E 12, derby di Cogne. Garea Massimiliano negli ultimi anni ha vinto 4 Boschè in prima categoria, 2 con Reggi, 1 con Bandì e 1 con Bron.
mentre la famiglia Janté ha vinto il Bosquet con Guerra negli ultimi anni, perché come abbiamo detto Luigi Janté, il nonno di Renzo, è stato uno dei grandi protagonisti dell'allevamento di Cogne, con Manila, 4 volte reina in questa arena in prima categoria e tante altre reine come Barletta, Tapuleon, Falchetta. Il padre della numero 12 Manila è Poseidon di Ronny Vial. L'avversaria Murina, figlia di una reina, Mignon di Garea Massimiliano, reina Emaville in seconda categoria nel 2014. Lei proveniva dall'allevamento dei Frères Porlieu di Nice. Le père de la numéro 7, c'est le taureau de Nadège de Jean-Pierre Rey. Ed ecco la finale, vediamo se il Bosquet di prima categoria va a Jimillan o va a Butier. Un applauso per i due allevatori di Cogne, per le bovine, per il loro grande gesto di sportività e amicizia. E la reina va a Jimillan, 5º Bosquet per Garean. Bravo Renzo, bravo Massimiliano, reina di prima categoria Murina di Garea Massimiliano, 2º Manila dei Frères Janté. Ci vediamo domenica 25 settembre a Saint-Christophe. Grazie mille a tutti. Rappello a Vincent, a Wishintilla e a Imac, a Winegra. Se possiate venire a fare la foto di Trey Rain. Intanto c'è la premiazione delle reine. E inoltre sono state perse delle chiavi di un'auto. Se le ritrovate, se potete portarle qui sul palco della giuria, provvederemo noi a darle al proprietario. Vi ringraziamo, grazie per la vostra presenza e grazie alle bovine. Thank you.
Niners compis. Finanziamenti bancari? Noi di Confidi Agricoltori ti garantiamo dal 50 all'80%. Risposte immediate, commissioni competitive. Galsport, non solo bici. L'AREV, Associazione Allevatori Valdostani, vi consiglia di portare sulla vostra tavola carne valdostana, bovina e ovicaprina. La carne valdostana proviene da allevamenti selezionati, è buona, garantita e certificata dall'Associazione Allevatori Valdostani. E ricordate, la carne valdostana è meglio!